Cosa ne pensate dei wedding planner? Possono essere una figura che dà una marcia in più a un evento indimenticabile? Magari perché è indeciso, non sa come muoversi, può essere un'ottima mano. Poi dipende anche un po' dalle persone come sono di carattere, se magari sono indecise su alcune cose, so come muovermi perché so quello che voglio e su altre no. Ci sono delle cose che chiederei volentieri. Magari è una figura che non si sceglie perché è un costo in più, magari inutile. Se sai già che devi spendere quasi più di 20-25 mila euro, piuttosto ne spendi quei 2.000-3.000 in più, ma sai cosa hai alla perfezione. Sceglieresti un wedding planner per il vostro matrimonio? Sì, perché vabbè, fa tutto lui, io gli dico tu fai questo, e no, perché magari se c'è qualcosa che non mi piace gli dico, cioè dopo mi dispiace dirgli di no. Sì, lo sceglierei, però per un fatto economico preferisco gestirlo io. Quindi perché... ho anche il tempo per farlo, quindi per una persona che non ha tempo affidarsi a qualcuno del settore. Farete tutto da soli o vi avvalorerete di un wedding planner che organizza l'evento? Noi pensiamo di organizzare tutto in casa, tutto da noi. Quindi avete le idee ben precise? Sì, le idee le abbiamo già chiare, si tratta solo di metterle in pratica. Alla tappa parmigiana del Si Sposa si è parlato anche di wedding planner, la figura professionale che aiuta gli sposi ad organizzare il da farsi e gli consente di avere una corsia preferenziale con i fornitori. Ma questa figura non è ancora stata bene inquadrata, sia a livello giuridico che dagli utenti. Scopriamone di più con uno degli ospiti del Si Sposa a Parma. L'associazione AVP, Associazione Wedding Planner di Milano, nasce a Milano nel 2007 e opera per la categoria, non solo per promuovere la categoria. A questo punto noi stiamo portando un messaggio sia agli utenti finali, quindi agli sposi, di quella che è la professione, di che cosa fa realmente un wedding planner e di quanto può essere importante avvalorarsi di questo professionista durante l'evento del proprio matrimonio. E sta anche cercando di portare la normativa alla professione e a tutta la categoria, perché è importantissimo arrivare a un riconoscimento che purtroppo non c'è da parte del governo. Diciamo, gli sposi italiani non hanno ben capito a cosa serve questo professionista, perché purtroppo abbiamo una visione da parte dei media, cosa ci ha trasmesso la televisione su questa professione, che ha dato un'idea un po' fuori dalla realtà. Il wedding planner non è un costo esagerato, non è solo per ricchi, non è, anzi direi non è un costo aggiuntivo, perché laddove interviene la sua consulenza, che giustamente deve essere pagata, però abbiamo un vantaggio su quella che è la trattativa con i fornitori, e quindi questo già aiuta anche a livello economico, che di questi tempi è molto importante. Noi stiamo lottando con tutte le associazioni che ci credono, non tanto per lavorare per i professionisti, ma soprattutto per lavorare per i consumatori. Cioè, purtroppo in un periodo di crisi come quello che stiamo passando in questo momento, chiunque si improvvisa, e quindi abbiamo anche dei wedding planner che si improvvisano e che creano dei disastri terribili. L'utente non è in grado poi di scegliere, di sapere qual è il wedding planner con certe caratteristiche o con altre caratteristiche. Noi stiamo lavorando proprio con le associazioni serie per mettere in condizione l'utente di saper scegliere. E ci sono tempistiche, insomma, possiamo sapere più o meno quanto tempo ci vorrà per questo tipo di lavoro? Sì, penso entro un anno e mezzo sicuramente avremo la norma.